live? Oppure possiamo dire tutte le parolacce subito? Non lo so, possiamo dire tutte le parolacce? Possiamo dirle? Possiamo non dirle? Tutte le parolaccine. Tutte. Ciao! Lo faccio, fallo, lo dico! Fallo, dillo, dillo! Dillo, cazzo, dillo! Buona cena e buonasera a tutti! Oh no! Ha invertito, invertito l'ordine degli addendi! Oh no! Ma il risultato qui non cambia! Ciao a tutti, bella gente! Ciao! Buonasera! Ciao! Vi prego, ditele! Ecco, esatto, appunto! No, no, non le diremo! Non, not today! Un'altra not volta, today, un'altra Satan. Live! Not today. Faremo una live apposta in cui diremo tutte le cose che non si possono dire. Durerà pochi secondi, però sarà molto glorioso. Oh yes. So much gloria. Dovremmo essere velocissimi. Allora, ragazzi, come state? Come state? Come una crema. Tutto bene, grazie. Allora dirò... esatto. Anzi, io ce l'ho una cosa. Già... Direi che ci saranno informazioni su Poppy. Così. 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 Senza neanche un bacino. Così, dritte. Soprattutto dritte. Senza neanche un bacino, è bellissima e me la segno. Vuoi sapere il retroscena di questa battuta? Sì. Il mio professore di scenotecnica, che Ilaria conosce, Il Poppy era andato a farsi un esame della prostata. Okay. E quindi è andato dal dottore, che ovviamente ha fatto il suo esame, e praticamente gli ha detto, ma così senza neanche un bacino. Quindi è rimasta negli annali. Oh. È rimasta negli annali. Allora, come potete notare, questa sera abbiamo la nostra Sabina che è diciamo... dietro le quinte perché non si sente molto bene, ma è con noi, sentiamo la sua presenza, sentiamo la sua potenza, e quindi grazie per partecipare. E niente, sarò il vostro fantasma dell'opera. Nella scorsa puntata i personaggi non si sono mossi dal rifugio di Sabina perché stavano raccogliendo i pensieri dopo una tesissima serata in Elysium, dove sono successe molte molte cose. Era la notte del 30 aprile del 2021 e in pratica hanno ricostruito un po' tutto quello che è successo e hanno deciso che per quanto riguarda la loro investigazione, la cosa più intelligente da fare, visto che è stato diciamo reso pubblico che il vampiro catturato in quello che era il rifugio del Sabbath, il carcere abbandonato, ha questi poteri, o meglio è utilizzato come una specie di walkie talkie da qualcuno di cui non si sa l'identità, e hanno deciso quindi di cercare di creare una specie di finto rituale alla quale far partecipare questo povero disgraziato per solleticare la curiosità di chi lo sta usando come dice trasmittente. Tra le altre cose sono successe cose interessanti nel gruppo perché Dante ha fatto notare che durante la serata in Elysium le Tremere sono state particolarmente colpite da una spilla che gli è stata regalata da Sabina e da Patrizio. Questa cosa ha fatto... Guardaglielo. Se l'era dimenticato. Non credo che Jack se lo sia dimenticato. Come no? Va bene, Patrizio. E praticamente ha insistito per scoprire qualcosa di più su questa spilla, ma diciamo che i lunghi raggiri di Sabina, coadiuvati dall'aiuto di Patrizio, hanno messo per ora la cosa in stand-by e la spilla è stata distrutta, ma il sospetto è rimasto. Poi, se non ricordo male, non è successo molto altro rispetto a questa specie di recap della serata in Elysium, piano per attirare chiunque abbia creato questo vampiro ricetrasmittente e il qui pro quo legato alla spilla.
quando siete usciti, o meglio, Brisket è uscito attraverso le fogne. Quando siete usciti, se non ricordo male, il buon Martini ha visto qualcosa che si allontanava sugli alberi vicino al rifugio di Sabina, ma non ha individuato bene che cosa. E Sabina, prima di andare a dormire, ha avuto una visione nella quale ha risentito una specie di coro che salmodiava il nome Belgos, ha visto dei piedi che camminavano e trascinavano una vanga, e questi piedi e questo corpo che trascinava sta vanga apparteneva a niente poco di meno che a Raffaele, la sua ancora, che è assente da qualche giorno. Quindi, finito il recap, io direi che possiamo spostarci in plancia per iniziare la nostra sessione, che è ambientata il 1° maggio del 2021, che è un sabato sera. Allora, cominciamo con il risveglio di niente poco di meno che Patrizio. Patrizio, dove ti svegli? Allora, Patrizio è particolarmente agitato in questi giorni, perché ovviamente sa di aver fatto una mossa azzardata insieme a Sabina e sa di aver corso un grosso pericolo. Perciò, appunto, oggi, diciamo che si è prodigato per cambiare rifugio molto in fretta per spostare tutte le cose fondamentali il più presto possibile. Quindi, in questo momento, diciamo, la persona, questo individuo, è stato rinchiuso in una specie di nuovo bunker, e Patrizio ha pensato di riposare davanti alla sua porta, praticamente, che è una porta sigillata con un codice, e ha voluto star lì per controllare al meglio proprio la situazione. Quindi forse per la prima volta nella sua non vita ha dormito su una rigida panca molto scomoda, e non si è risvegliato nella sua meravigliosa stanza ottagonale con i soliti pannelli affrescati. Quindi al momento del risveglio è particolarmente di cattivo umore. Ok, ti risvegli di cattivo umore, ma ho bisogno del tiro per vedere se la tua fame aumenta quando riattivi i tuoi organi e i tuoi arti. Certamente. Allora, è un fallimento, quindi la tua fame aumenta. A che livello sei? A 3. Fame 3. Comincia a essere una fame fastidiosa. Ti risvegli e senti subito nell'orecchio quella voce gracchiante, fastidiosa e rude che è la tua bestia e che ti impone, non ti implora, ti impone di nutrirti. E Patrizio ormai sta iniziando ad averla proprio in odio. Mentre inizialmente la accoglieva quasi come qualcosa di, non dico gradevole, però la accettava, perché la sua condizione di non morto tutto sommato lo eccitava. Adesso invece qualcosa sta cambiando, e infatti è particolarmente nervoso e comincia a darsi come dei colpi sulla testa, e poi si tiene il busto e si inizia a ficcare proprio le unghie e si graffia forte, cerca di resistere e rimane qualche minuto quasi dolorante piegato su se stesso per cercare di assopire questo richiamo, e quando comincia a sentirsi un po' meglio dopo un periodo imprecisato si rialza, cerca di risistemarsi, di darsi un contegno, si riveste con i vestiti, semplicemente si era tolto la giacca, in realtà gli aveva dormito vestito, quindi molto sciupato, molto più del solito, esce e va verso la macchina
senza dire nulla a Ramon, perché Ramon, spero bene che sappia già che deve essere pronto, perché oggi Patrizio è incazzato. Di solito è sempre di buon umore Patrizio, invece esatto. Stasera no. Ok, quindi tu vai verso l'auto. Quando arrivi vicino alla vettura ti rendi conto che Ramon è appena salito e ha acceso il motore, quindi era pronto. E una volta salito in macchina, con questa fame che gorgoglia in fondo alla gola, dove ti fai portare? Guarda, sono così incazzato in questo momento che non ho neanche voglia di trattarlo male, e quindi senza neanche degnarlo di uno sguardo dico: da Sabina, presto. Lui ti fa un cenno rapidissimo attraverso lo specchietto retrovisore e avvia l'auto. Ci spostiamo in un'altra zona della città, dove Brisket si sta risvegliando. In quale rifugio ti svegli, Brisket? Il sotterraneo della cooperativa Notti Serene. Ti svegli nel tuo nuovo rifugio e mi fai per favore il tiro di risveglio. Vedo che l'hai già fatto, quindi la tua fame resta sotto controllo. Che livello sei? Vediamo subito. 1. Quindi molto sotto controllo. Dimmi pure. Brisket si alza, si riattiva il corpo di Brisket, e quando apre gli occhi di nuovo osserva quel simbolo dipinto sul soffitto, ed è lì che ragiona, sta ripensando a quello che è successo in questi giorni, e pian piano fa qualche passo fuori dal suo giaciglio, inizia a stiracchiarsi, e però subito un pensiero si fa strada nella sua mente, ed è proprio l'idea di dove diavolo sia andata a finire Poppy. Ed è proprio lì che Brisket inizia a guardarsi attorno, va verso il tavolo che c'è all'interno di questo scantinato, dove lui raccoglie, accatasta alcuni dei suoi oggetti, delle cose che tiene, dei vestiti che ha, ed è lì seduto su questo sgabello, si guarda intorno, studia nell'oscurità il sotterraneo e nota qualcosa che effettivamente si muove tra la polvere e lo sporco, qualcosa di piccolo emette un suono, un rantolo strano, come se qualcosa si trascinasse lentamente nel sudiciume, e Brisket come un gatto salta acquattandosi, si avvicina per cercare di capire che cosa sta avanzando, e nella penombra proiettata da una lampada ecco che si intravede una piccola zampina che fa capolino, e sul cemento sembra quasi aggrapparsi e trascinare un corpicino emaciato e mollo, senza vita letteralmente. Oh, guarda qua chi c'è. Brisket si avvicina a quella che sembrerebbe essere Poppy e fa una cosa: con l'unghia del pollice si fa un leggero taglio nel polso del braccio sinistro e prova ad avvicinarlo alla bocca della piccola creatura.
lasciando cadere alcune gocce sul, sul muso. L'essere che si sta trascinando verso di te emette ancora qualche rantolo, poi si immobilizza appena le prime gocce di vite cominciano a toccare il pavimento. Dapprima le annusa con un gesto che ti sembra più che una cosa naturale, una specie di pantomima di quello che faceva quando era in vita. E dopodiché comincia a leccare dal pavimento, per poi rendersi conto che in realtà stanno ancora scorrendo e stanno scendendo dal tuo polso. Quindi la creatura alza lo sguardo verso l'alto, vedi i suoi occhi vitrei che hanno cominciato a ingrigirsi e la bocca che gocciola del tuo sangue. E questa bestia, questo corpo rianimato, fatica ad alzarsi sulle zampe tremanti e cerca di leccarti il polso. E lascerei proprio qui il risveglio di Brisket, con lui chino su questa piccola creatura che lentamente la accarezza e si sente questa, questa voce gracchiante che gli dice: siamo a casa ora, siamo a casa. Lasciamo questa scena, ma ti chiedo poi, Brisket cosa farà? Dopodiché si equipaggerà, si vestirà, andrà a controllare se al piano di sopra tutto funziona bene e chiederà un resoconto a Farid, il suo guru, e dopodiché partirà all'insegna del punto di ritrovo a casa di Sabina. Perfetto. Allora, tutto nella cooperativa sembra nella norma, non c'è nulla fuori posto e anche Farid ti sembra abbastanza tranquillo. Ti rendi conto, mentre finisci i tuoi preparativi, quindi presumo prenderai il tuo telefono, l'altro telefono. Esatto. E quello che ti serve comunque per la serata. Sì. Se hai qualche preparazione particolare, tipo se volevi prenderti un'arma, qualcosa del genere. Sì. Se hai qualche arma, non lo so. Prenderò con me sicuramente la pistola che avevo recuperato da Jacopo. E inoltre porterò con me un paio di sacche di sangue, abitudine che ormai Brisket in realtà ha sempre quando esce da qui. Okay. E porterò con me anche un paletto che ho preparato, che ho tagliuzzato e diciamo che tengo sempre tra le varie tasche dei giubbotti. Perfetto. Nei messaggi del telefono, quello pubblico, diciamo, ce n'è uno nuovo che viene da Velma, la tua infante. Vuoi che lo legga ad alta voce? Vuoi che te lo mando? Leggiamolo pure. Il messaggio recita: complimenti, ho saputo dal grande capo che sei la nuova frusta del clan. Un giorno mi spiegherai che cosa significa. Comunque Dumas vuole vederti, quando hai tempo, senza urgenza. Firmato V. Ok. Sorridendo, scrivo, rispondo. La risposta è molto breve ed è un minore di 3. In un cuoricino stilizzato. Ogni cosa ha suo tempo. Comunque, grazie. Baci, baci. Perfetto. Lasciamo Brisket a finire i suoi preparativi e ci spostiamo in un'altra casa, in un altro rifugio. Il rifugio di Lorenzo. Lorenzo, tu ti risvegli nella tua camera, nel tuo letto. Mi fai per favore il tiro di risveglio del sangue? Il tiro fallisce, quindi la tua fame aumenta. A che punto sei? Arrivo a fame 3. Sei abbastanza affamato.
la tua bestia più forte di una bestia normale per un sangue debole comincia arrogantemente a ricordarti che ha bisogno del suo nutrimento. Pensi alle persone che sono con te in questo appartamento, pensi ai loro cuori che battono mentre dormono, mentre riposano. Che cosa fai quando ti alzi? Quando mi alzo sono particolarmente infastidito, nervoso. La bestia è forte in Lorenzo e Lorenzo non ha molte energie per contrastarla. Questa cosa lo infastidisce molto, lo innervosisce molto. È un po' meno flemmatico del solito. Primi pensieri sono rivolti a Miriam. Pensa a Miriam, subito pensa ad Agonius, forse per quello che è agitato, non ha riposato bene. Si chiede, Miriam effettivamente cosa c'entra in tutta questa storia? Se sia un'alleata o se sia semplicemente una persona che lo sta usando. Ripensa poi ad Agonius, se ha qualche collegamento con Miriam che non è solo ostile. Inizia a fare qualche congettura, qualsiasi tipo, molto rapide, molto senza pensarci troppo. La bestia proprio lo sta turbando. Tanto che non controlla neanche se la porta della camera è chiusa, come fa sempre. Prova direttamente ad aprirla e sicuramente la sera prima l'aveva chiusa. La agita la maniglia abbastanza nervosamente, apre la chiave e si guarda intorno, prende un attimo fiato e guarda se i suoi coinquilini sono in casa. È ancora vestito col pigiama. Apre lentamente la porta su quale è appeso il vestito di velluto bordeaux che gli è stato regalato da Sabina e da Patrizio. E inizia ad annusare l'aria. Sentire se ci sono i suoi compagni, i suoi coinquilini. E se ci sono, andrà in cerca. Ricordami, ci sono i tuoi coinquilini. I miei coinquilini sono 3 studenti universitari. Allora, essendo sabato sera ed essendo il 1° maggio, è festa. Quando ti svegli ed esci cercando segni di vita, ti rendi conto che molto probabilmente sono tutti fuori. E ci penso. Mi viene in mente che sabato sera alcuni sono tornati magari a casa, altri sono già usciti. Non c'è nessuno. E a quel punto tiro un pugno alla porta. Non per rompere, proprio di cattiveria. Rientro nella mia stanza. Comincio la mia normale routine, un po' nervoso. Mi vesto, mi metto una semplicissima felpa e controllo se i miei esperimenti che sto facendo stanno andando bene. Probabilmente non è andato ancora a buon fine la ricerca che sto facendo. Rimetto tutto quanto in ordine ed esco di casa, abbastanza nervoso. Salutando il kebabaro che sta sotto al pian terreno del condominio, okay. E allontanandomi verso casa di Sabina. Mentre ti allontani e ti immergi in quella che è la movida del sabato sera a Verona, ti rendi conto che ti è arrivato un messaggio da Miriam. Anche qui ti chiedo, lo posso leggere ad alta voce? Vuoi che te lo mando in privato? Leggilo pure. Lo leggerò abbastanza distrattamente comunque in mezzo alla movida della zona universitaria di Verona, con tutti quanti gli studenti che camminano avanti e indietro, io affamato che non posso fare niente mentre si muovono in gruppo. Il messaggio recita: ciao, fino a ieri sera tutto bene. La tua ragazza sembra una tipo in gamba. È uscita solo un attimo ieri per buttare le immondizie e mi ha quasi visto. Per fortuna poco dopo è passato un tipo con un cane e ha pensato di aver visto lui e non me. A parte questo, non è mai uscita di casa.
e l'appostamento è stato abbastanza noioso. Se ti serve ancora qualcosa, io ci sono. Rispondo un grazie, secco, senza punteggiatura, tutto quanto in minuscole. Arrabbiatissimo. Nervoso. Bene. Mentre Lorenzo si incammina verso la sala comune, ci spostiamo nella camera di Sabina, dove la Toreador si sta risvegliando. Ok, allora Sabina si sveglia di soprassalto, come se non si fosse neanche resa conto che si era addormentata, che era andata in quello stato di torpore tipico, insomma, dei vampiri. Quindi si sveglia di soprassalto, agitatissima, è ancora truccata, o meglio, ha ancora il trucco della sera precedente, che ormai è mezzo sciolto, i capelli completamente arruffati e questa vestaglia pesante di velluto bordeaux nella quale si era avvolta prima di addormentarsi. Sembrerebbe sul limite di un attacco di panico, nel senso che si alza e comincia a girare frenticamente per la stanza, cercando di fare un attimo un mente locale su quello che dovrebbe fare, ma l'unica cosa che ha in mente è l'ultima visione che ha avuto prima di, diciamo, addormentarsi. C'è l'immagine dell'uomo che ama, diciamo, della sua ancora, in una situazione che per lei è angosciante. Quindi fa ben fatica a focalizzarsi, ha bisogno un attimo di tempo per capire quali erano i suoi doveri, che cosa doveva fare. Ti chiedo, riesci a fare tu il tiro oppure... Certo. Ok. E mi fai il tiro di risveglio, per favore? Anche Sabina fallisce il tiro, e quindi la sua fame aumenta, portandola a un totale di fame 2. È ancora sotto controllo, ma non va ignorata. Siamo tutti un po' tesi. Appena appena. Sabina, tu prendi il tuo tempo per ritrovare un po' di equilibrio. Dopotutto sai che comunque la coterie con Dante dovranno incontrarsi da te, quindi non devi andare da nessuna parte, fortunatamente. Quindi ricomponi i tuoi pensieri e ne approfitti anche per passare del tempo nella biblioteca a raccogliere quello che in realtà è una specie di traccia per il vostro piano, ovvero qualche appunto su rituali di tipo esoterico, di tipo legato al sangue, legato al sabbat in qualche modo, e anche se non esistono dei veri e propri manuali su come vengono fatti i rituali del sabbat, conosci abbastanza dell'occulto per comprendere quali sono i tomi più adatti. Tra questi ti capitano anche dei tomi che sono legati alla ricerca che vi ha portato fino ad ora di questa figura, di questa divinità che è Belgos, una divinità adorata dai popoli veneti prima dell'arrivo dei romani a Verona. Come ti vesti dopo che hai trovato i tomi e, diciamo, ti prepari ad accogliere i tuoi ospiti nella sala comune? Per una volta sarà esattamente come è risveglio. Non avrà minimamente intenzione di cambiarsi, perché il pensiero, nonostante vada abbastanza contro il suo essere, in quel momento è tutto proiettato nel cercare di sistemare velocemente questa faccenda e correre poi a cercare più indizi possibili per recuperare la propria ancora. Perfetto, quindi non ti cambi. Passi rapidamente dalla biblioteca a raccogliere tomi, te li porti fino alla sala comune e li appoggi sul tavolino centrale. Mentre aspetti i tuoi compagni, stai sfogliando i libri, presumo, cioè li stai un attimo studiando. Sì, cerco sicuramente di prendere appunti perché so che non potrò portarmi indietro tutti quei tomi, quindi su un foglio cerco di appuntare le parti salienti che ci saranno utili. Mentre stai prendendo appunti,
i tuoi occhi volano quasi distrattamente sulla bibliografia di uno di quei tomi di cui ti parlavo, quelli che parlano dei culti veneti. E questa riga di bibliografia ti spunti, attira il tuo sguardo. La riga recita: Alessandria F. I culti dei Veneti a Verona, Vicenza e Padova. Volume 1. Prima edizione. Verona. Mercurio Editori, tra parentesi, Biblioteca Capitolare di Verona. 1947. Questa informazione ti arriva mentre stai appunto creando una specie di mappa concettuale dei tuoi appunti e ti resta un attimo in testa perché presumi che questo libro citato nel tomo che hai raccolto sia effettivamente conservato alla Biblioteca Capitolare di Verona. Quindi non in mio possesso fino ad adesso? Non è in tuo possesso ora. E io non ho ricordi di averlo preso e portato nella mia biblioteca, perché comunque ho un controllo maniacale di quello che ne entra e ne esce, perciò chi è il figlio di Nigna che entra ed esce e fa queste robe? Cioè, allora, forse non mi sono spiegato bene io. Il tomo che hai tu nella tua biblioteca raccoglie tante informazioni, ok? E alla fine di tutti i libri, di tutti i saggi, c'è una bibliografia che spiega da dove sono state tolte queste nozioni. E vedi che c'è un libro che tu non possiedi, che è stato usato come punto di riferimento per scrivere parti di questo tomo, che è molto probabilmente conservato in biblioteca. Quindi questo libro qui, I culti dei... pardon. Capito? Sì, sì, sì. Quindi... pensavo che qualcuno avesse messo un libro nella mia biblioteca, uno, che so, Dante o altra gente, avesse, visto che è entrato qualcuno. No. Ok. Ah, ok. Ok. Quindi, tu passi il resto della tua attesa a segnarti qualche appunto. Ora, ripeto, questi libri non è che siano un vademecum su come svolgere un rituale sabbatico, ma capisci bene che tra quello che leggi e quello che hai visto nel carcere abbandonato sono pieni i riferimenti al sangue, alle divinità, diciamo, più feroci, e soprattutto al culto del sangue inteso come avvicinarsi di generazione verso Caino, il primo vampiro. Quindi con queste informazioni potresti imbastire un rituale un po' casereccio magari, che ovviamente potete decidere insieme come farlo, certo, per trarre qualcuno in inganno. Ok. Perfetto. I tuoi ospiti arrivano più o meno intorno alle 10. In che ordine potrebbero arrivare? Penso che primo quello che si muove con la macchina è Patrizio, presumo. Brisket come si muove? Su Poppy. A cavallo di un cane morto. No, Brisket questa sera si muove con la bicicletta. Perfetto. Vai. L'ultimo penso che sia a questo punto il buon Martini, perché da quello che ho capito si muoveva a piedi, visto che sta in centro, fa una lunga camminata fino a casa di Sabina. A meno che non vogliate dirvi qualcosa per conto vostro prima che arrivino, prima Brisket, poi Martini, per me possiamo anche andare direttamente a quando vi ritrovate tutti. Vabbè, io metti che quando arrivo entro e saluto Sabina in modo molto un po' più freddo del solito, proprio perché ho dormito male e sono ancora di malumore, e poi mi dà fastidio che i miei vestiti siano sgualciti, però purtroppo la situazione lo ha richiesto e quindi tant'è.
quindi appena entro nel covo mi guardo intorno in attesa che lei arrivi e non mi siedo, sono un po' sulle mie, guardo distrattamente l'arredamento che conosco in realtà molto bene, sembro un po' coi pensieri altrove. Comunque quando tu arrivi la trovi lì, cioè nel senso, la trovi seduta con vari tomi tutti davanti a lei sul tavolo e studia. Allora e... non la disturbo nemmeno, appena entro non la saluto allora e aspetto che sia lei a, insomma, a rivolgermi la parola, non la disturbo. Vina, quando arriva Patrizio lo saluti? Allora, non subito, nel senso che vedi, quando entri vedi Sabina presa da uno stato quasi febbrile mentre sfoglia pagine e prende appunti. E di sfuggita alza un attimo gli occhi per guardarti, riporta gli occhi sul libro ma poi si blocca e lentamente li riporta su di te guardandoti più attentamente. E ti fa... Cristo santo, è un aspetto terribile, Patty! Che diavolo ti è successo? E si accende una sigaretta. È che lui fa una smorfia, fa... Cara Sabi, buonasera. Sì, effettivamente. Effettivamente non è una delle mie migliori giornate o nottate. Faccio una piccola smorfia e distolgo subito lo sguardo. Non volevo disturbarti comunque. Ma sei sempre splendido, avanti, dai, vieni qua che ti spiego un pochino come sono arrivata a certe conclusioni. E gli faccio un attimo il riassunto di quello che ho scoperto, del dettaglio del libro che potremmo reperire in biblioteca, perdone, nel museo. Sì, la biblioteca capitolare. Ok, e... visto che non ci sono ancora né Brisket né Martini, gli anticipo anche quello che ho visto, senza però specificare quanto mi sia cara la persona. Gli dico solo che è una persona che comunque per me ha un legame affettivo, rimango un po' sul vago, era una brutta situazione. Capisco. Perché io in realtà prima mi avvicino, ascolto, ma più per cortesia, perché... voglio, cioè in realtà non capisco molto bene, però ascolto e cerco di cogliere i tratti essenziali della cosa e poi appunto le dico: sono comunque a disposizione eventualmente per accelerare i tempi, possiamo cercare di far recuperare quel libro da qualcuno dei miei. Sabina che annuisce pensierosa ma si è rimersa nuovamente nella lettura. Direi che questo è un ottimo momento per far arrivare Brisket. La porticina che da... no dai, sono arrivato, scusami, con la bicicletta, quindi non sono arrivato dalle fogne. Si apre la porta della stanza. Oh, buonasera, signori, buonasera. Patrizio, che succede? Tutto a posto? Ma vi avete tutti questa sera? E non ti rispondo, mi alzo e mi giro di scatto. E mi allontano proprio. Ehi. Guardando Sabina... nervosetto Patti questa sera. Sembra che sia uscito dal dormitorio dei senza tetto dove ogni tanto giro anche io. Chissà cosa sta combinando. Alzo la voce un po' di più in modo che mi senta. Sabina continua a prendere appunti, fa un mezzo ghigno e ti dice: non so se sia il caso di irritarlo ancora di più stasera, Brisket, caro. Però se vuoi lì c'è il pacchetto di sigarette, fumatene una. Oh, no. Ho smesso con quella roba. E mi avvicino a guardare quello che sta leggendo, scrivendo Sabina.
gli ripeto meccanicamente la stessa cosa che ho ripetuto a Patrizio, omettendo però la visione che ho avuto la sera precedente. Sarebbe interessante allora organizzarsi per valutare di recuperare quel libro. Che ore sono adesso? In game saranno circa le 10. Ok, è comunque tardi perché la capitolare è sicuramente chiusa, mi sa. Però qualche azione non troppo legale magari si può fare. Mentre ponderate su questa cosa, può arrivare anche il nostro buon Martini. Lorenzo, dopo una lunga passeggiata, arriva un po' più calmo. Ha riflettuto un attimo sotto la situazione, ma si è calmato solamente nel momento in cui ha iniziato a pensare a Serena, la sua ragazza. Solo a quel punto ha preso un attimo il fiato e si è un attimo rilassato. Comunque entra, mettendo il codicino che gli ha dato Sabina. E saluta tutti quanti in modo abbastanza freddo e va verso la sua sedia. Si siede sulla sua sedia sgangherata, mette le mani sulle ginocchia e rimane lì, muovendo un po' nervosamente una gamba, con quei tic nervosi quando si è un po' agitati e si cerca di sfogare lo stress in qualche modo. Al che Brisket, notando che sei anche tu un po' diverso dal solito, ti apostrofa: ma che succede questa sera? Abbiamo anche un Martini agitato e non shakerato. Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Cosa ne facciamo di Miriam allora? Te lo dice secco così, senza pensarci troppo. Oh, dritto al sodo, ecco. Così mi piace. Servo gli altri della coterie e poi mi sposto dalle spalle di Sabina e vado a prendere posto sulla mia sedia, insomma, in modo da dire: ok, parliamo di questa vicenda, di questo fatto. A quel punto anche Patrizio in effetti si volta, si gira e, incrociando le braccia, presta finalmente attenzione. Quindi facciamo allora con Miriam. Quindi la contattiamo, la incontriamo. Sarebbe proprio il caso. Al momento non abbiamo altre piste, altri indizi. E mi alzo dalla sedia. Solo in quel momento vedo che Sabina sta sfogliando dei libri, ancora china, presumo, a leggere un po' questi libri. Sì, esatto. E allora mi avvicino. Mi interessa quello che stai sfogliando. Vedo che sono tanti libri con magari qualche segno esoterico, qualche riferimento che attira la mia attenzione. Che anche Lorenzo ha un po' di questa cultura e interessa approfondirla. In realtà è principalmente, vedi, dove Sabina sta prendendo appunti, una lista di ingredienti e un ordine preciso in cui eventualmente disporli. C'è qualche scarabocchio di qualche pseudogeometria sacra, passami il termine, e poi tutto il resto si rifà, diciamo, a una bozza di quello che dovrebbe essere un vero rituale, ma molto simile. D'altronde è un inganno. Allora butto l'occhio senza stare a chiederti o a distrarti da quello che stai leggendo e continuo a chiedere allora di Miriam. Facciamo, allora la chiamiamo subito? Vogliamo fare qualcos'altro prima? L'ho sentita anche stasera. Posso anche trovare facilmente, sicuramente è disponibile. Mm.
sarebbe il caso, sì, di incontrarla, tu con una scusa qualsiasi e vedere di capire qualcosa di più. Se vuoi posso introdurmi in casa sua fin tanto che lei è fuori. Faccio una domanda al narratore. So dove abita Miriam? Io credo di no. Stavo per dirtelo. Secondo te lei si è fidata abbastanza da dirti dove abita? Io non credo. Io non ho detto a lei dove sto e immagino che la cosa sia ricambiata. Reciproca. Non so dove sia il rifugio di Miriam. Oh, che peccato. Allora significa che dovrai incontrarla e poi eventualmente io potrei seguirla verso il suo rifugio. Ma stiamo allungando ovviamente i tempi. Valutiamo bene cosa fare, come farlo e quando farlo. Beh, suggerisci di andare a controllare il suo rifugio? Tu hai detto agli altri dov'è il tuo rifugio, per caso? Scusa. E parlo a te, Brisket. Mi volto? In che senso? Non credo che tu vada a dire dove è il tuo rifugio agli altri fratelli o altre persone che potrebbero venirti a cercare, perché Miriam avrebbe dovuto dire dove lei sta. Avrebbe dovuto dirmi dove lei sta. Lorenzo, forse ci siamo capiti male. Non c'è bisogno di fare gli scontrosi qui questa sera. È un luogo sicuro questo, borbotta Sabina fumando e scenerando sui libri. Ti ho detto che eventualmente potresti incontrare Miriam e quando avrete finito il vostro incontro io mi occuperei di seguirla verso casa e allora, solo allora, entrare. Oppure, più velocemente, potremmo anche usare qualche potere per circuirla e farla semplicemente parlare. Giusto, Sabi? Beh, direi che è l'idea più veloce che mi verrebbe in mente. Non so quanto tempo abbiamo da perdere. La via più veloce, forse in questo caso, è anche quella più redditiera, non so come, redditizia, no? Ci siamo capiti. Comunque, nel frattempo io potrei chiamare invece qualche amicizia che si introduca alla capitolare e recuperi quello che ci serve. E vedete che mentre parla Patrizio ha come degli scatti e questo tono un po' secco e un po' più scontroso del normale è proprio accompagnato a questi piccoli tic nervosi. Mi rivolgo un attimo a Patrizio, però anche agli altri in realtà, e dico che prima di metterci in mezzo a situazioni complicate sarebbe il caso di capirci un attimo, nel senso che io ho appena avuto una mattinata di merda, si può dire? Si può dire. Quindi è meglio che facciamo per 5 minuti il circolo qua della sincerità, ognuno dice la sua, poi la lasciando da parte si inizia a lavorare, ecco. Noi boomer lavoriamo così. Se sei depresso fai riflessioni e pulisci casa. Quindi puliamo casa e poi andiamo. Sì, mi sembra una buona idea la vostra. Vorrei comunque rimanere neutro nei rapporti con Miriam. Non vorrei che iniziasse a sospettare che la sto annusando, sto cercando di capire cosa sta facendo. Potremmo giocarci quest'ultimo gancio, quest'unico gancio che abbiamo con lei. Poi non sappiamo ancora se effettivamente è coinvolta o è solo una cosa incidentale, è solo una coincidenza. È vero, tuttavia, questo va anche nel suo interesse, Martini, in quanto
sarà meglio per lei che chiarisca un pochino che cosa ha fatto prima, se vuole sopravvivere serenamente nel nostro dominio, no? Il fatto di usare qualche potere è solo una garanzia in più, proprio onde evitare di dubitare delle sue risposte che molto probabilmente dovrebbe darci veritiere in modo spontaneo. E sorrido mostrando un po' i canini. Non provi. Va bene. Va bene. È una cosa che dobbiamo fare tutti quanti d'accordo. E se tutti siamo d'accordo, lo sono anch'io con voi. Allora, se è questa la strada, vado a fare una telefonata. Tutto questo, quando Martini ha detto siamo tutti d'accordo, vi rendete conto che Dante non è ancora arrivato? Eccolo lì, maledetto. Quindi Patrizio esce dalla stanza con il telefono. Restate voi tre nel salotto. Dimitri, mi serve un libro. Dall'altro capo del telefono la voce con il profondo accento russo di Dimitri ti risponde. Ciao caro Patrizio, un libro ti serve? Per cosa? Dimitri, su via, anche questo genere di domande, mi serve un libro? Ecco, ti faccio domande perché l'ultima volta ho fatto sparire in macchina, adesso ti serve un libro. Quando restituirai tutti questi favori, poi lascia cadere la frase, ti dice, che libro ti serve? Non ti preoccupare, Dimitri, tu chiedimi e ti sarà dato. Mi serve un libro dalla capitolare, quindi tutto sommato niente di complesso per te. Mi sembra quasi ridicolo chiamarlo favore. Gli dai il titolo del libro? Sì, chiaramente sì. La biblioteca capitolare. Posso provare a mandare qualcuno questa sera? Dove ti trovo? Io gli do come delle coordinate che in realtà sarà la macchina di Ramon. Nel senso che gli dico dove Ramon si farà trovare con l'auto. E potrebbe essere nei giardini, vicino ai giardini di Lombroso, che è una zona anche vicino alla capitolare. Ok. Abbastanza buia, non troppo frequentata. Un po' losca, va bene, va sì, bene. Non, cioè, in realtà è molto vicino al centro, certo. Però non è che ci vada molta gente, soprattutto in tarda ora, anzi. Perfetto. Allora Dimitri ti dice che cercherà di fare tutto entro la fine della nottata. Il favore che ti chiede è di poter incontrare Varvara, perché è un po' che non la vede. D'accordo, ci mancherebbe altro. Lui mette giù e puoi tornare nel salotto. E nel frattempo si è riempito della domanda. Dove sta Dante? Sabi, da quando siamo arrivati ancora non ho visto il tuo Dante. Tutto bene? Questa in effetti è una bella domanda, perché non ne ho la più pallida idea. Provo a chiamarlo. Compongo il numero di Dante, quindi. Componi il numero di Dante sul tuo telefono coi tasti. Avvii la chiamata.
La chiamata va direttamente alla segreteria telefonica, come se il telefono fosse spento. Non risponde. Potremmo andare a dare una sbirciata al suo appartamento prima di andare a fare le commissioni, se vi va. Giusto per accertarci che sia vivo, sia mai. È normale che non risponda. No, per questo propongo di andare a dare un'occhiata. Potrebbe essere il caso. Chissà, magari senza quella spilla non ha più la protezione che aveva ieri. Io credo proprio che sia così. E sarà tutta colpa tua, mi sa, se gli succede qualcosa. Ci hai veramente mandato in paranoia per nulla. Cattivo Brisket, cattivo, cattivo! Oh, via, una lacrima mi solca il viso. Mi stendo sulla sedia e rimango lì ad osservarli. Quindi ragazzi, giusto per capire, avete intenzione di imbastire il rituale e poi andare a trovare Dante? Volete andare a trovare Dante e poi imbastire il rituale e vedere come fare? Giusto per capire come vi muovete adesso. Non sai quanto tempo potrebbe portare via andare a recuperare Dante, vedere come sta. Allora, non è distante da qua, quindi sarà un quarto d'ora il tempo di andare a vedere. Dipende un attimo, il rituale avevamo deciso di farlo qui in un altro luogo che non ricordo. Non credo che abbiate deciso il luogo. Lo chiederò a Brisket perché mi sembra molto... molto concentrato sul... Ho visto Andrea e ho capito che aveva sentito le vibes. Scusate. Andava detta. Brisket, riguardo di tutto, vedete voi, siete voi gli esperti di rituali. Quello che ricordo è che comunque lo volevate fare in presenza del Gimp, quindi vi serve per forza recuperarlo in qualche modo. Infatti lo faccio presente a Sabina questa cosa. Non dovevamo farlo in presenza del nostro microfono, del nostro amico, come l'abbiamo chiamato? Luigi. Ah sì, giusto, giusto. Allora Martini, senti, prendi quella borsa lì, inizia a mettere dentro le cose che sono in questo elenco. Ti passa un foglio qua sotto, candele, cavoli, no cavoli non davvero, carote, cavoletti di Bruxelles, sofficini, facciamo un happy hour. Dai, comunque ti do la lista un attimo, io inizio a prendere un po' di libri e delle boccettine con dentro liquidi strani. Io prendo il foglietto, dico, cos'è questo elenco di pacchianate? Neanche nei film raccolgono questi ingredienti per fare dei rituali. Sei sicura che i tuoi libri contengono informazioni corrette? Si gira molto lentamente spegnendo la sigaretta sul tavolo. Hai idee migliori, Martini? Perché sono tutte orecchie, davvero, davvero. Sono molto curioso di vedere se produrrà qualche effetto. Già, hai detto questo con scetticismo, va a prendere il resto della roba dandoti le spalle. Io comunque inizio a raccogliere le cose che ci sono scritte di sopra, se le vedo in giro o cercando per casa. Una volta raccolti tutti gli ingredienti, diciamo, che richiede Sabina, presumo che partirete alla volta dell'appartamento di Dante. Perfetto. Come vi muovete? Con una singola auto, con l'auto di Patrizio e quella di Sabina? Io non ho Dante che guida, quindi sì, credo che per forza
Per forza di cose dovrete andare con l'auto di Patrizio. Ti dirò che stavolta andiamo con la tua, mi sa, Sabi, e guido io. Ma va benissimo. Pensa un po', ti faccio da autista. Perché in realtà Ramon lo mando a fare dei tondi attorno alla capitolare, praticamente. A far dei tondi, bellissimo. Va bene, quindi partite con l'auto di Sabina guidata da Patrizio, mentre Ramon si stacca dal gruppo per andare verso la zona della biblioteca capitolare. Quindi abbandonate il rifugio di Sabina e siete in strada. Come hai detto tu, Sabina, Dante non abita molto lontano da qui. Arrivate sotto casa sua dopo circa un quarto d'ora. Che tipo di appartamento, di casa, di edificio è dove abita Dante? Allora, gli edifici in quella zona non superano massimo i 3-4 piani. In questo caso è un edificio, un condominio abbastanza semplice, dove Dante ha l'appartamento all'ultimo piano, al terzo, ed è un bilocale. Un bilocale molto pulito, molto anonimo, ecco, per così dire. Però curato. Dà l'idea che comunque ci sia qualcuno che ci stia vivendo, non che sia abbandonato a se stesso. Perfetto. Ti faccio una domanda. Tu hai una copia delle chiavi? Dante si è, diciamo, fidato al punto da lasciarti una copia? Allora, ovvio, perché sono una maniaca, quindi figurati se lo trasformavo, se non mi dava la sua completa fiducia. Perfetto. Quindi, arrivati, diciamo, nella zona dell'appartamento di Dante, dove lasciate l'auto? Beh, insomma, effettivamente se scendiamo tutti... Vabbè che non ci aspetta nessuno in particolare, quindi in realtà il più possibile vicino all'entrata, io direi. Okay. Anche lì sotto, tutto sommato. Quindi parcheggiate proprio al di sotto dell'appartamento, davanti al portoncino d'ingresso. La strada è abbastanza trafficata, perché comunque Dante non abita in periferia, abita anche lui vicino a Sabina, quindi abbastanza in centro. Quindi faticate un po' a trovare un parcheggio nelle vicinanze, ma dopo un po' lo trovate, perché qualcuno è uscito e vi ha ceduto il posto. Vi avvicinate, andate dritti, cosa fate quando siete per strada davanti all'edificio? Appena scendo dalla macchina, innanzitutto mi sentite subito mormorare. Per una volta mi manca quello stronzo di Ramon. E poi chiudo la macchina, che fa il classico rumorino. Bellissimo. Il doppio colpo di clacson con le quattro frecce proprio. Esatto. Dopodiché porgo il braccio a Sabina, come sempre. Tutto questo, Sabina si è cambiata o è ancora... No. Sono nella mia bellissima vestaglia marocchina di velluto. Beh, comunque è bella, cioè non è che mi vesto di straccio a casa, cioè uno si veste così per se stesso, ragazzi. Giustamente. Quindi... No, comunque ho la mia vestaglia a bordo, anche perché non so il clima quale sia, non siamo in inverno. Siamo a maggio. Ok, dai, allora filino. Se è un maggio come questo ci sta, sera la vestaglietta. Perfetto. Allora, quindi Patrizia e Sabina si avvicinano al portoncino d'ingresso. Martini, tu fai qualcosa? Sì, vado anch'io con loro. Perfetto. Suoniamo il campanello. Questa volta scavalco io il cancelletto. Martini, potresti scavalcare il cancelletto?
Dico consapevole di avere le chiavi. Lo faccio, scavalco il cancelletto senza nemmeno battere il ciglio. Prova parte. Di atletica. Allora, intanto, prima che tu lo faccia, ti dico che è una zona centrale e è ancora molto presto. Ci sono delle persone che camminano e non tipo due o tre, ce ne sono diverse che passeggiano su e giù per la via. Quindi vederti scavalcare il cancelletto, difficile farlo senza farsi notare. Ma io lo faccio lo stesso se non mi fermano. Vabbè, ovviamente nessuno ti ferma, ma qualcuno magari dall'altra parte della strada ti nota, ti guarda un po' stranito. Insieme ai tuoi compagni. Brisket, tu sei con il gruppo che si è appena spostato sotto casa di Dante. Ok. E il buon Martini ha deciso di scavalcare il cancelletto. Ma non c'è un citofono da suonare? Sì, però ha deciso di scavalcare il cancelletto. Ok, lui scavalca. Lorenzo, dove stai andando, per Dio? Tira un calcio a quei pulsanti grossi per aprire il cancelletto dal cortile interno. E se c'è qualche persona fuori che mi ha guardato male, saluto. Salve. Bene. Il cancelletto si apre con un rumore elettrico e potete entrare in quel piccolo spazio che divide l'ingresso esterno dal portoncino. Io continuo a guardare Martini, sorridendo. Hai le chiavi in mano, le fai tintinnare? No, ce le ho in tasca al momento. Le fa tintinnare nella tasca. Quindi sappiamo che Sabina ha le chiavi di questa casa. Lei non l'ha ancora detto, in effetti. Ok, allora, dato che si stanno guardando, guardo anch'io, prima uno, poi l'altro. Sabina, hai le chiavi di casa di Dante o dobbiamo fare tutta questa cosa? Ti guarda e le cadono proprio le spalle, mettendo un leggero broncio, fa d'accordo e apre. Dai, su, avanti, non abbiamo tutta la notte. Entrate nell'androne principale e salite le scale per andare fino al terzo piano. Vi ritrovate poi davanti al portoncino d'ingresso della casa di Dante. Cosa fate prima di aprire? Se aprite la porta, ditemi se fate qualcosa di particolare, ragazzi. Io, se non dite niente, io do per scontato che andate dritti come dei semplicemente dei razzi, eh? Salendo le scale, io dico, senza guardarlo, e dai, Brisket, era per stemperare. Sabina vorrebbe fare un tiro di, cioè, per capire se c'è qualcuno in giro, a parte un'ispezione, diciamo, per capire se ci sono rumori di passi. Vabbè, quello si capisce se ci sono rumori di passi lungo l'androne, ma anche per vedere un attimo, quando ci avviciniamo al terzo piano, se ci sono prove di scassinamento, qualcosa che mi faccia intuire che sia successo qualcosa di potenzialmente violento. Ok. Allora, tutti quelli che arrivano davanti al portoncino possono fare un tiro di allerta o investigare, in base a quello che avete, più fermezza o prontezza, quello che più alto avete tra attributi. Allora, eccolo lì, un critico, una vittoria critica, ma non caotico. Quindi, partendo con ordine, Sabina e Patrizio, quindi Lorenzo no, perché ha fatto zero successi. Sabina e Patrizio, voi trovate l'ingresso completamente privo di segni di scassinatura o di qualunque tipo di forzatura. La stessa cosa la nota Brisket, chiaramente, perché fa sei successi totali, diciamo, con questa vittoria critica. Hai tirato allerta o investigare? Allerta. Volevo, okay, volevo
soprattutto anche ascoltare se si sentiva qualcosa. Ti do una panoramica completa. Tu non solo ti rendi conto che il portoncino è intonso, ma vedi che da sotto al portoncino fuoriesce una bava di luce che ti fa intendere che all'interno ci sia appunto una luce accesa. Per di più senti il sottofondo molto leggero, quella che è una nenia, una musica tipo musica classica che viene dall'interno della stanza, ma sei certo che non ci sia nessuno che si muove all'interno dell'appartamento. Allora, finché siamo lì, appoggio entrambe le mani sulle spalle di Sabina, stando dietro di lei, e poi lentamente all'orecchio le sussurro: Dante è un patito di musica classica per caso? Non ricordo avesse tutto questo buon gusto. Sembra che al momento si sia dato all'opera. È tipo, faccio come per sentire le note e poi indico la luce che proviene da sotto la porta. Sembrerebbe che ci sono guai, quindi faccio cenno agli altri di prestare attenzione indicando la porta. Usiamo le chiavi per aprire la porta o devo scavalcare anche il terrazzo per entrare in casa? Sabina ti passa le chiavi sorridendo sempre. No, però sarebbe divertente. È un tuo amico ed è una persona molto pronta e preparata. Non vorrei mai trovarmi di fronte una persona troppo pronta a ricevere degli estranei. Lascio a te la possibilità di entrare per prima. Non dice nulla e te l'appoggia sul petto. Sta sorridendo, ma lo sguardo è della follia. Lo sguardo della follia. Esatto. Vedi sta vecchia in vestaglia che ti guarda e ti dà le chiavi. Non le prendi, sei sicuro? Non le prendo le chiavi. Allora le prende Patrizio. Perché comunque sta che siamo tutti probabilmente affamati e non è il momento di litigare, e allo stesso tempo non vuole che sia Sabina a entrare per prima, né Martini, comunque. Perfetto. Perciò prendi, ci pensa prendi le chiavi. Prendi le chiavi e apri la porta. Intanto, sì, lentamente. Sì, mentre succede questa cosa, Brisket si guarda attorno per vedere se c'è su questo pianerottolo una finestra, ad esempio, oppure no. Potrebbe esserci una finestra, sì, nel corridoio, che dà magari giù nel parcheggio recintato della palazzina. Ok, e allora, mentre loro stanno discutendo le chiavi, così Patrizio le prende, si volta e va ad aprire, proverei ad aprire leggermente la finestra e a guardare se effettivamente quella cosa che aveva detto Lorenzo sia fattibile, cioè se da quella finestra potrei con un balzo arrivare al terrazzo dell'appartamento di Dante. Allora, c'è effettivamente un terrazzo, ma il terrazzo di Dante dà verso la strada. Questa finestra dà verso un lato, cioè dà verso la palazzina a fianco, quindi okay, dovresti aggrapparti come un ragno e girare intorno alla palazzina aggrappato alla grondaia. Ok, sarebbe mi sembra un po' troppo complicato. Esatto. Perfetto. Quindi Patrizio apre la porta, corretto? Sì, delicatamente prende le mani da Sabina, non vuole farlo con un gesto troppo violento né scocciato, okay, semplicemente lo fa con molta delicatezza e nonchalance, lasciandoli lì a guardarsi in cagnesco. E poi lentamente apre la porta, tra l'altro lo fa con una certa destrezza perché lui è abbastanza bravo a usare le serrature, che se ne dica, e apre la porta e si prepara subito proprio con lo sguardo come se avesse come dei fari puntati
perché cercherà senz'altro immediatamente di incrociare lo sguardo con chiunque Ci sia sia dall'altra dentro, parte. perché cercherà sicuramente immediatamente di usare incanto. Perfetto. Tu apri la porta che vi lascia in questo salotto barra cucinino. L'appartamento di Dante è estremamente minimale, moderno, dai toni chiari del bianco e del grigio. Infatti, quello che noti appena apri la porta sono delle vistose chiazze di sangue sul muro e sul pavimento. E tra l'altro, appena vedo il sangue, no, no, non è vero, perché a me potrebbe anche far schifo, quindi non. Allora, lì per lì vedi del sangue, non sai di chi sia questo sangue, quindi Sì, ma comunque dico. l'immagine, la reazione istintiva ce l'hai, leggermente ce l'hai, anche se non sai ancora di chi sia quella vite. Ok, allora effettivamente. Sento un ronzio partirmi nelle orecchie appena vedo questa chiazza di sangue e cerco di darmi un contegno. Sabi, appena entro, mia cara, vieni qui, per favore. Forse potremmo avere un problema. Sabina entra lentamente cercando di mantenere lo sguardo fisso in un punto prima di lasciar vagare lo sguardo su tutta la stanza e individuare le chiazze. A quel punto sgrana gli occhi e inizia freneticamente una ricerca. Io Chiamano poi. Dante. Gli altri cosa fanno intanto mentre Patrizio e Sabina entrano? Io in realtà sono ancora sulla porta e sto invitando anche Martini a entrare. Ok. Quindi Sabina entra dentro per prima, fondamentalmente superando Patrizio. Fa spaziare lo sguardo nella stanza e dopodiché comincia ad aggirarsi per il piccolo appartamento cercando Dante, giusto? Sì, cercando Dante o comunque tracce di lui. Allora, tu cominci a chiamare Dante, senti di sottofondo questa musica classica che viene da quella che sai essere la sua camera da letto, seconda stanzina di questo appartamento, escluso il bagno. Ti dirigi istintivamente verso la sua camera da letto. Gli altri? Lorenzo entra e rimane ancora nervoso, ma cerca di controllarsi di più. E lo fa anche presente a Brisket, dice: entra e chiudi la porta. Brisket Anche Brisket entra. entra, sì. Chiude la porta dietro di sé e poi va direttamente nell'altra stanza, quella dove non è andata Sabina, quindi il bagno, mi pare di aver capito. Nel bagno, Lentamente perfetto. va a controllare Allora, quindi abbiamo Patrizio ancora sulla porta mentre Martini è entrato nel salotto barra cucinino, Sabina dentro alla camera da letto e Brisket nel bagno. Partiamo dal salotto. Cosa fai Martini insieme a Patrizio a questo punto? Perché io considero Patrizio, anche se è sulla porta, lo considero ancora nel salotto. Quello che vedete quando entrate nel salotto è che, a parte le macchie di sangue, è immacolato. Vi è un tavolino rotondo posto al centro della stanza, sopra un tappeto grigio, un mobile sotto la televisione, un lungo divano dalla forma moderna ed è praticamente questo salottino nella parete che adesso in questa immagine non vedete opposta, stessa parete che ha la porta che conduce al bagno e alla sala, alla camera da letto, c'è la cucina, il cucinino, diciamo. Opposto all'ingresso c'è questa grande vetrata che è una porta-finestra che dà sul poggioletto che si affaccia sulla strada, sul viale alberato. Patrizio fa proprio una smorfia e dà un'occhiata appunto a Martini. Poi lascio agire gli altri, dopo ti chiederò una cosa. A me. Sì. Ok.
Quindi Martini che cosa fa? Una volta Lorenzo dentro? Si guarda un po' attorno. È tutto perfetto nella stanza, è tutto quanto ordinato, tutto quanto pulito. Guarda se c'è la traccia di, non so, di un che abbia invitato qualcuno a casa, non so, magari due bicchieri sul tavolino. Poi guarda se per caso la porta finestra che sta sul terrazzino sembra aperta o socchiusa. Ed infine si avvicina verso la macchia. Fa tutto questo mentre si avvicina verso la macchia. Lo capiamo, lo riesco a capire se è sangue umano o se è sangue di un fratello. Allora, tu prima di avvicinarti alla macchia ti rendi conto che in effetti la porta finestra è socchiusa. Ma nel frattempo Sabina si è diretta verso la camera da letto di Dante, nella quale c'è uno stereo che riproduce musica classica a un volume abbastanza basso, sufficiente da fare da sottofondo, non troppo protagonista. Diciamo che a parte questo ci sarebbe il completo silenzio nell'appartamento. Nella camera, Sabina, è tutto abbastanza in ordine, se non fosse per le lenzuola ancora un po' da rifare, e la cabina armadio aperta. Sabina, la prima cosa che fa sicuramente è spegnere la musica. Non riesce a sopportarla e ha bisogno di concentrarsi. È in stato di agitazione, istintivamente va verso appunto la cabina armadio aperta. Ok. Accendendo la luce se eventualmente c'è l'accendere. Certo. Mi fai un tiro di allerta più fermezza o prontezza, quello che è più alto. Allora, due successi. Allora, Sabina, tu quando ti avvicini alla cabina armadio ti rendi conto che oltre ad essere aperta c'è un varco tra i vestiti appesi alle varie grucce. Un varco che, essendo tu una creatura che è anch'essa legata alla moda e al ben vestire, ti rendi conto che è il varco tipico di qualcuno che non aveva ancora deciso cosa indossare, qualcuno che stava cercando qualcosa. Quello che noti è la cassafortina dall'altra parte, sul fondo di questa piccola cabina armadio, che è appunto scoperta, cioè nessuno andrebbe via di casa lasciando aperti tutti i vestiti in mezzo alle grucce, lasciando in bella mostra la cassafortina. Quindi è molto probabile che Dante stesse ancora decidendo cosa indossare quando è stato distratto o attirato da qualcosa e ha lasciato la stanza. Nel frattempo, in bagno, Brisket a cosa si dedica? C'è qualcosa in bagno? Allora, quello che vedi in bagno è ovviamente che è un bagno molto pulito, perché voi vampiri non usate il bagno come lo usano i mortali. Okay. Il massimo che potete fare è farvi una doccia, e ti sembra appunto di notare che nei bordi del grande specchio davanti ai sanitari ci sia ancora un po' di condensa che indugia. Ok, però appunto non c'è nulla di straordinario, cioè niente sangue, niente cose ribaltate. No, nulla che attira la tua attenzione. E allora ti chiedo, è un bagno cieco oppure c'è la finestra? C'è una finestra di quelle piccole piccole, un po' opacizzata, che dà verso la strada, lo stesso lato, diciamo, della Ma salotto. Quindi è una di quelle finestre che tipo rimangono solamente spacciate, oppure si può aprire e guardare fuori? No, è sempre una finestra, diciamo, che si può aprire e guardare fuori, solo che invece di essere trasparente, okay, è un pochino opacizzata per non permettere la vista da fuori. Va bene, allora diciamo che guardo, faccio qualche passo all'interno del bagno, osservo il dettaglio della condensa sullo specchio e poi arrivo fino alla finestra e in quel caso la apro e guardo quello che vedo all'esterno. Quello che vedi fuori è sulla tua sinistra il poggioletto al quale si accede attraverso la porta finestra, e fuori
il viale alberato che passa davanti alla casa di Dante. Provo ad osservare anche se ci sono segni o cose direttamente sopra, rispetto alla finestra e al poggiolo, oppure esattamente sotto, come se qualcuno magari si fosse arrampicato oppure fosse in quella zona lì, ecco. Allora, in quelle particolari angolazioni in cui guardi, non ti sembra di vedere altro se non i normali decadimenti di un vecchio palazzo. Puoi vedere magari una parte in cui l'intonaco si è leggermente staccato, una parte nella quale il davanzale della finestrella in marmo si è leggermente sbrecciato o crepato, ma nulla che attiri la tua attenzione. Ok. Dall'altra parte, rispetto al muro del bagno, intanto c'è il buon Martini che ha notato che la porta finestra è socchiusa. Io mi sto abbassando, mi sto inginocchiando, comunque preparandomi come a scattare e allungo un dito nel sangue e provo a strisciarlo, sentire quanto è denso, quanto ce n'è, se è ancora caldo, tutte queste cose, capire di chi potrebbe essere il sangue, effettivamente se potrebbe essere una ferita mortale per un mortale, scusa il gioco di parole, o per un vampiro, e se magari quanto è asciutto anche. Non Ok, bado allora. molto alla porta finestra, il sangue sta tirando la mia attenzione. Quindi noti questa cosa della porta finestra, ma la lasci a se stessa, ti giri verso il sangue. Allora, tu puoi farmi un tiro di, vediamo subito cosa potresti fare per esaminare il sangue. Potresti farmi scienze più intelligenza. Allora, io ho ottenuto due successi. Allora, la quantità di sangue che vedi potrebbe essere pericolosa se venisse persa da un mortale. Ma con due successi e la tua esperienza comunque di alchimista, capisci che questo non è sangue umano, ma è vite di vampiro. Quindi, con tutta probabilità, se questo, diciamo, è il sangue di Dante, è possibile che Dante sia sopravvissuto al colpo. Allora mi giro verso Patrizio con lo sguardo e pulendomi così l'indice sul pollice dico: questo è di un fratello. Questa cosa, Patrizio, scatena dentro di te una leggera euforia, perché tu, il sangue mortale, sei vincolato dalla tua maledizione a doverlo scegliere attentamente. Il sangue di vampiro, invece, ha su di te una forte attrattiva. Ed è per questo anche che in realtà faccio, cercando di trattenermi, faccio un passo indietro verso la porta e gli dico: bene, Martini, ma non è a me che devi fare vedere il sangue, lo sai bene. Parlane con Sabina, magari potrete trovare qualche informazione in più. Io devo fare qualcos'altro. Dopodiché esco dalla porta e gli lancio le chiavi, visto che in realtà le avevo ancora io. Perché quello che voglio fare, dato che io ho controllato in realtà anche la scheda e mi sono autorisposto alla domanda di prima, e qua in realtà non posso essere molto d'aiuto, però posso fare un'altra cosa, e cioè vado dai vicini. Immagino Ok. che ci sia un pianerottolo e che ci sia qualche Ci altra siano porta. altri appartamenti, certo. Allora farò la stessa cosa sia, diciamo, con quelli vicini, sia con eventualmente quelli del piano di sopra o del piano di sotto. Perfetto. Quindi vai, diciamo, per il momento nell'appartamento, diciamo, specchiato di fronte. E,
Per la verità, cerco di capire meglio la conformazione dell'edificio perché Sì. voglio andare da quelli che più probabilmente possono aver sentito dei rumori di colluttazione, perché voglio sapere se l'hanno sentita, a che ora è accaduto. Allora, diciamo che quelli che possono aver sentito qualcosa sono quelli direttamente di fronte. Allora, Poi, ok. se vuoi provare con quelli di sotto, che stanno proprio direttamente sotto l'appartamento, però devi scendere, chiaramente. Sì, era solo per, cioè, intuitivamente quali più probabilmente possono aver sentito, ecco. Quindi sì, possono essere quelli di fianco o quelli di sotto o di sopra. Comunque, intanto partiamo da questi. Se poi Perfetto. non hanno sentito niente, posso provare anche con gli altri, ma più per. Ok. Quindi ti avvicini alla porta del vicino del dirimpettaio, diciamo, di Dante. Bussi, suoni. Suono. Suoni il campanello. Perfetto. Nel frattempo, Sabina, sei ancora nella stanza di Dante. La musica ha cessato di suonare. Sei davanti alla cabina armadio dove il tuo infante stava probabilmente scegliendo un outfit per la serata prima di venire da te. Sabina cerca di ripercorrere un attimo i passi di Dante, quindi fruga distrattamente, cioè tocca distrattamente gli abiti, arriva fino al bagno dove è Brisket per capire magari che prima si era fatto una doccia e poi stava decidendo cosa mettersi. Va avanti supponendo, fino ad arrivare nuovamente nella stanza principale, nel soggiorno, a quella macchia di sangue, e per un attimo le viene un terribile dubbio. Quindi si volta cercando Patrizio, però vede solamente Martini. Dice: "Dov'è Patrizio?" Patrizio è uscito d'urgenza quando gli ho fatto presente che questo sangue poteva essere di un fratello. Tra l'altro è tanto e soltanto qua. E se fosse spostato, se l'avessero spostato, ci sarebbe qualche altra macchia in giro. Questa cosa non la capisco bene. Non se prima si è adoperato su di lui qualche magia, passiamo il termine. E a tal proposito vorrei fare appunto un tiro per percepire l'invisibile, cercare di capire se ci sono tracce di magia, ecco. Ok. Allora, puoi farmi tranquillamente il tiro di percepire l'invisibile che è nella tua scheda, che è fermezza più disciplina. Perfetto. Ce l'ho fatta, Allora, hai scusate. fatto due successi. Con due successi, tu sei abbastanza sicura che non ci siano tracce di magia diretta, nel senso che non c'è, intanto non c'è nessuno che si sta nascondendo. A questo punto non c'è nessuno che sta usando oscurazione per passare inosservato, ma soprattutto non è stata usata, come posso spiegarti? Non c'è un rituale in atto, non c'è qualche incanto o potere che sta ancora aleggiando. Se è stata usata una disciplina su Dante, purtroppo non avendo lui lì, fai molta fatica a capire adesso se è rimasta una traccia. Per il momento ti sembra che nessuno si stia nascondendo e due, non c'è nessun rituale in atto. Ok, l'ultima cosa che mi viene da fare, poi lascio spazio agli altri, è cercare il cellulare. Ok, quindi diciamo che tu passi il resto, diciamo, di questi prossimi minuti a cercare il telefono di Dante. Esatto. Brisket, tu, una volta accertato che il bagno, diciamo, è pulito in tutti i sensi, che cosa fai? Torno nell'altra stanza e diciamo che eventualmente parlo con Lorenzo e poi con Sabina perché mi aggiornino su quello che hanno scoperto. E a questo punto ti direi che facendo un giro lì nel salotto, se mi rendo conto che la porta finestra è aperta, Perfetto, vado a dare un occhio, sul balcone. la porta finestra scorre sul suo binario e praticamente sei affacciato sul viale alberato che passa davanti alla casa di Dante.
Noti che comunque questo balconcino, essendo di fronte a degli alberi, è abbastanza riservato, quindi non sei proprio, come si dice, in faccia a quello che abita di fronte, perché c'è l'albero davanti. È abbastanza bella come posizione, sei in centro, è abbastanza, come si dice, privato. È un bel poggioletto, un bel appartamentino, diciamo. Provo di nuovo a controllare che se ci sono segni, qualcosa di particolare, qualcosa per terra. Mi guardo Ok, attorno. mi fai un tiro di allerta più fermezza o prontezza, quello che hai più alto. Oh, 4. quattro successi, molto molto bene. Tu stai, diciamo, controllando prima il poggiolo, che è proprio la struttura, il parapetto, ma questo parapetto non ha nessun segno, se non una piccolissima macchia di sangue sul bordo, ma proprio molto piccola. Bordo interno o bordo esterno? Diciamo, immaginati proprio la parte superiore che ha una Ok. specie di lastra di marmo, verso il bordo di questa lastra c'è una goccia di sangue che è stata parzialmente assorbita dal materiale poroso del marmo. Tu stai per, diciamo, girarti e confrontarti con chiunque ci sia per questa cosa, per questo segno, ti rendi conto che vicino alla maniglia e sopra di essa ci sono dei segni, dei piccoli segni, che potrebbero essere stati tracciati con un qualcosa di molto sottile, forse un punteruolo, qualcosa, ma ti avvicini e cerchi di esaminarli nella luce che viene dalla strada e dalla luna. E ti viene il sospetto che non siano segni lasciati da un qualche strumento, ma segni lasciati da piccole mani artigliate, che hanno faticato ad aprire questa porta. Guarda, non solo, prendo il cellulare e i cellulari comunque, diciamo, moderni con i tasti, di solito la torcia ce l'hanno. Sì. Quindi diciamo che accendo la torcia e provo proprio ad illuminarli meglio per vedere se non ci siano quei segni anche in altre zone, insomma, così. Allora, diciamo che sono concentrati intorno alla maniglia. Praticamente Benissimo. c'è una maniglia esterna che ha questi segni che sembrano proprio lasciati da delle piccole mani Che artigliate, paura, le piccole mani. che hanno in pratica aperto dall'esterno questa porta finestra. Ok, io sto pensando ai disagini, quindi sto guardando queste cose, tipo, ehi, qui c'è qualcosa. Avviso chi c'è lì dentro. Quindi Sabina e Martini. Nel frattempo, la porta alla quale ha suonato Patrizio si è aperta. All'interno c'è un signore che, con gli occhi un po' impastati dal sonno, la pancia abbastanza prominente, i capelli rasati, la barba un po' incolta. È un signore che avrà sui circa 50 anni, con degli occhiali a fondo di bottiglia e in mano un telecomando. È vestito con una canotta e lo capisci che è praticamente in déshabillé perché sopra ha una vestaglia di flanella e indossa delle ciabatte. Allora, Prego. io attivo subito il mio potere perché non ho voglia di perdere tempo né di dare spiegazioni. E potere. Allora, la domanda è, con gli umani, io dovrei saperlo, mi basta soggezione per farmi rispondere oppure devo usare Soggezione è incanto? un potere abbastanza utile in questo caso, perché praticamente ti somma il valore di ascendente a tutti i tiri legati al carisma. Per un umano impreparato, soggezione è abbastanza per darti un po' di importanza. Quindi per adesso direi che potresti cavartela anche con soggezione.
Allora, se per me è sufficiente, non appunto uso troppo del mio potere anche per non rischiare di scatenare altra Fame. fame pericolosa. Certo. E quindi dico in modo molto secco quasi, dandomi però una certa aria di importanza. Buonasera, signore. Una semplice domanda a cui è sufficiente dare una rapida risposta. Per caso questa sera ha sentito qualche rumore sospetto? Buonasera, noti che lui fa un po' fatica a, come si dice, calibrare il modo in cui parlarti, perché è evidentemente assonnato, ma l'utilizzo del potere lo ha un attimo, non dico intontito, ma lo ha un attimo tolto da questo suo torpore e sta cercando di usare le parole giuste. Dice, capisci che parla mezzo italiano, mezzo dialetto veronese, abbastanza rude come cosa, quindi ti risponde dicendo sì, insomma, ho sentito che andava su e giù gente, ma niente di strano. Perché è successo qualcosa? Questo non è importante, quindi nessun rumore, diciamo, tale da allarmarla, né vero? Sono i ragazzi del piano di sotto che fanno casino, ma insomma è sabato, vabbè, è festa e possiamo fare. Tanto io mi addormento io stesso. Al che inorridito dal suo dialetto, tipo. Gli faccio esatto. Ah! Gli faccio un lieve inchino. Lui strabuzza gli occhi all'inchilino e un tracambio fa tipo. Obbligato. Mi scusi per il disturbo. Buonasera. E poi sorrido finché non chiude la porta. Lui chiude la porta e ogni due per tre fa un cenno con la testa come dire ciao, 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 arrivederla, arrivederla e chiude la porta. Al che appena chiude la porta. Cerco di fare la stessa cosa a sto punto con quelli del piano di sotto, se Sì, c'è. quelli direttamente sotto l'appartamento di Dante. Perfetto. Quindi io do per scontato che tu scendi le scale e vai davanti lì. Nel frattempo, nell'appartamento sono tutti nel salotto, o meglio, tra il salotto e il poggiolo. Cosa hai trovato, Brisket? Anche Sabina corre appena Brisket parla. Vi illumino con la torcia del telefono la zona della maniglia, nella parte esterna. E sembra che ci siano state delle piccole mani che hanno cercato di entrare, o che sono entrate. Qualche idea di cosa potrebbe lasciare questi segni? Sabina fa come un mezzo sorrisetto. Manine alla dottor Grosso, intendi? No, molto più piccole. Non sono mani di un adolescente, sono proprio mani che in proporzione saranno grandi così. Mani di una bambola, tipo. Sì, mani che potrebbero essere le mani di una bambola. Per proporzione, eh. La vendetta di Poppy. Una cosa del genere. Potrei saperla io. Una cosa del genere in che senso? Sì, riformulo la frase. Delle mani così piccole, potrai sapere che appartengono a qualcosa di non, non dico non naturale, ma non del mondo Normale. mortale classico. Cioè, qualche creatura soprannaturale, Sì, quello che proprio a intendi. taglio finissima. Sì. Lorenzo potrebbe sapere che esistono i fatati e queste altre cose. Beh, allora, il fatto che conosciate che non siete le uniche creature soprannaturali, quello è sicuro. Sapere quali possano essere le creature soprannaturali che lasciano questi segni è un altro paio di maniche. Quindi,
Presumi anche tu che si tratti di qualcosa di soprannaturale, ma c'è un'intera pletora di creature dell'occulto, è un po' come Ok. cercare un ago in un pagliaio. Dimmi, Andrea. In realtà Patrizio, che non c'è, sa perfettamente, o è molto probabile che sappia che cosa cazzo sia questa roba, ma potrebbe forse saperlo anche Brisket, perché secondo me nella prima stagione io avevo riferito. Se mi dici che hai riferito dopo quello che è successo, io posso anche dare queste Non me informazioni. lo ricordo, No, però ma può essere successo perché anche in downtime tra una stagione e l'altra, eh. Alla fine ah. il rapporto tra te e Brisket è cambiato molto verso la fine dell'ultima sessione. Scusa, sì, dell'ultima sessione della stagione, quindi. Sì, se lui mi avesse chiesto cos'è successo, eccetera, eccetera, è probabile che io gliel'abbia detto alla fine, perché non c'è motivo di nasconderlo, anzi, è un motivo per eventualmente convincerlo che i Tremere sono brutti. Sì, allora possiamo dire che l'osservazione di Martini sul fatto che sono probabilmente creature soprannaturali, ma che al momento non ti viene in mente di preciso cosa, perché ce ne sono talmente tante di creature soprannaturali della mitologia, non per forza che esistano, perché non le hai mai incontrate di prima persona, potrebbe far scattare un ricordo a Brisket. Tu, Brisket, ricordi che nella prima stagione, quando Stefania Rea ha dato a Patrizio le collane e Patrizio ha cercato di darti la collana e tu l'hai prontamente nascosta dentro la sua auto. Una sera Patrizio è stato seguito e insieme a Ramon hanno avvistato una piccola creatura umanoide, alata, con ali membranose da pipistrello, che lo stava seguendo. E con l'aiuto di Sabina avevano fatto 2 più 2 e con il sospetto che si trattasse dei Tremere. Se non sbaglio, in quell'occasione Sabina era assente, ma avevo fatto io il tiro per lei, aveva fatto un critico pazzesco, la vittoria critica, e aveva capito che si trattava appunto di creature che si dice siano servi dei Tremere. Ok. Motivo Allora. per cui io stavo cercando comunque Patrizio. Ma infatti Patrizio non c'è al momento. Allora, se posso comunque a questo punto, non so se si può, però dirò a loro che cosa volevo dire a Patrizio. Perché l'ultima cosa che mi ricordo che Dante mi ha detto, che ci ha detto, è stata che per questa famosa spina le tre Tremere erano particolarmente interessate a lui. Non vorrei che l'avessero presa nella maniera meno contenta, insomma, possibile. Comunque erano due in teoria le Tremere. Ah, pardon. Vabbè, tranquillo. Annuisco a quello che dice Sabina ed effettivamente ricordo che Patrizio mi aveva parlato di creature che usano i Tremere per servitori, qualcosa del genere, piccoli, in grado di volare. Mi alzo, guardo effettivamente giù dal balcone, valutando l'altezza. È possibile che Dante abbia effettivamente fatto qualcosa, abbia attirato delle attenzioni di che tipo, che aveva a che fare con quelle Tremere. Questo non posso saperlo. Penso però che magari la spina in questione possa aver attirato la loro attenzione. Sì, ma dove diavolo è Dante? E che cosa gli è successo? Nel frattempo, Patrizio è arrivato al piano di sotto, hai bussato alla porta. E ti ha aperto una signora chiaramente straniera, dall'accento presumi brasiliana, dalle
molto bassa, con un viso paffutello, ma un corpo abbastanza formoso, che stava cucinando, quindi ha un grembiule tutto sporco. E senza dover, diciamo, ripetere tutto, quello che ti dice è che nulla ha attirato la sua attenzione, non c'è stato niente di strano, a parte verso le 9, 9:30, quando ha sentito un rumore provenire dal piano di sopra, una specie di tonfo, ma nulla di particolare. Al che a quel punto la ringrazio, signora, e mi raccomando, non parli mai dialetto. Grazie. Ok, la signora ti risponde che a malapena parla italiano, figurati se può parlare Va bene dialetto. così. Comunque, quindi per chiudere un attimo la scena, vi ritrovate alla fine nell'appartamento insieme. Tu li aspetti fuori, cosa fai, Patrizio? Allora, l'idea di tornare lì dove c'è appunto tutto quel sangue che mi, diciamo, stuzzica non mi piace, e quindi in effetti torno, vado giù, li aspetto magari nell'androne e mi guardo intorno, sto lì. Perfetto. Ragazzi, allora, chi è nell'appartamento alla fine? Brisket, Sabina e Martini. Non ci sono tracce di Dante nell'appartamento. Avete più o meno ricostruito una specie di dinamica. Dante si era svegliato, aveva fatto una doccia, si stava, diciamo, dedicando allo scegliere che tipo di abbigliamento indossare quando qualcosa ha attirato la sua attenzione. Qualcos'altro, forse queste creature chiamate Sabina, ti ricordo, si chiamano gli omuncoli. Uno o più sono entrate nella stanza e poi macchie di sangue e Dante è sparito. Quello che consola voi che siete nella casa è che non avete trovato tracce di cadaveri, non c'è odore di putrefazione. Dante è un vampiro molto giovane, quindi sapete che se fosse stato ucciso, il suo corpo sarebbe tornato allo stato di decomposizione che avrebbe se fosse morto il giorno dell'abbraccio. Quindi non cenere, ma un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Quindi sapete che almeno in questa casa Dante non è stato ucciso, però qualcosa è successo. Sono particolarmente preoccupato. E dopo aver fatto un ultimo sopralluogo, diciamo, è il punto della situazione ancora una volta. Se qui non c'è altro da vedere, tanto vale tornare da Patrizio. Penso sia giù. Vediamo un attimo di capire cosa fare o con chi parlare per scoprire dove sia Dante. Sabina annuisce e aspetta che voi usciate prima di chiudere la porta a chiave, come se servisse a qualcosa. Richiudete anche la porta Sì, finestra e tutto. sì, sì, sì. Spegnete la luce, cioè fate proprio come se lui non ci fosse o lasciate tutto. Cioè ditemi se spegnete la luce, cosa fate? Io spegnerei tutto, Ok, perfetto. onestamente. Sì, chiudiamo tutte le finestre, spegniamo le luci e Lorenzo va anche a lavarsi le mani, che è ancora sporco di sangue. Perfetto. Lasciate. Vai, Patrizio. Faccio una domanda, dato che loro dicono che poi vengono giù. Se per caso poi mi riferiscono, perché io chiederò naturalmente, lo dico per Certo. velocizzare, in realtà dico di tornare su e fare foto a tutto, perché questa cosa qui, se noi abbiamo un sospetto concreto che sia un omuncolo e le prove sono pacifiche, nel senso che agli occhi di una qualunque altro confratello, questo è ovvio, è un crimine molto grave.
e quindi loro hanno lasciato delle impronte e dei segni tangibili e noi prenderemo le prove e questa roba qua, secondo Patrizio, andrà sottoposta a chi di dovere ufficialmente. Ok. Ma non abbiamo una macchina fotografica. Ma abbiamo i cellulari, però. Non abbiamo i I cellulari. vostri cellulari non hanno le foto, le fotocamere, avete Non telefoni abbiamo che gli smartphone. mostrano. Esatto, non avete gli smartphone. Ah sì, Ma allora noi io. sì. Com'è? Maramonsi. Maramon non è qui con voi. Ma la tipa del piano di sotto sì, e mi presterà gentilmente il cellulare a cui non le verrà mai più restituito, ovviamente. Allora, io ti dico che per, diciamo, per velocizzare la chiusura della scena potresti andare giù, un po' intortarla, trovare il modo di magari. Ma è un po' difficile però, perché ti lasci il telefono, cioè non è che te lo regala perché usi ascendente. No, posso Capito? usare però. Beh, oddio, incanto. Allora, ricordati sempre che incanto non rimuove i ricordi. Lei si ricorderà quello che è successo, che tu hai preso il suo telefono, si ricorderà della tua faccia, si ricorderà di tutto quello che hai fatto. Quindi questo te lo dico. Poi, oltre a questo discorso qua, è vero che voi avete presunto che si tratti di omuncoli, ma ti ricordo che non avete la foto di un omuncolo. Avete No. dei segni su una maniglia che per te possono essere una prova schiacciante, per qualcuno potrebbero essere solo dei segni su una maniglia, quindi Sì, però. è un po' traballante come accusa. Per di più, non c'è la firma di nessuno, non ci sono impronte digitali, quindi capisco quello che vuoi fare, ma si tratta di prove molto circostanziali. Potrebbe benissimo essere stato qualcuno che l'ha graffiata. Cioè, non è che si tratta di la foto, cioè non è la fotografia di uno Sferatu che si nutre in pieno centro. Si tratta di segni su una maniglia e uno sbratto di sangue. Nulla di eclatante. Vabbè, comunque, guarda, se proprio allora non troviamo il modo subito, senz'altro, possiamo tornare successivamente. Le chiavi le abbiamo. È Quello una cosa sicuro. secondo me urgente e potrei anche procurarmi in qualche modo una macchina fotografica qualunque, Sì, fare no, dei quello rilievi, sicuro. una sciocchezza questa. Secondo me invece è piuttosto facile arrivare a queste conclusioni qua. Comunque, eventualmente ne riparleremo. No, no, Però questi chiaro. rilievi sono da fare, secondo No, me. ma le fotografie in qualche modo le potete ottenere. Quello che ti dico io, Luca, come narratore, è un po', come si dice, debboluccia una accusa diretta ai Tremere perché avete trovato dei segni su una porta. Capito? Per carità, è vero, per un vampiro potrebbe benissimo trattarsi di qualche creatura soprannaturale, ma uno, chi ti dice che sia stato loro? Cioè, non hai un'effettiva prova, hai dei segni, hai delle prove un po' così, però non hai una prova schiacciante che sia stato qualcuno dei fratelli e soprattutto non è stata fatta un'azione davanti a dei mortali. Capito? È stato fatto in un appartamento di un vampiro. Quindi Sentiamo, sentiamo. ragiona un attimo su questi termini, perché non Sì, si sì, tratta di sì. qualcosa che è successo in pieno centro davanti a migliaia di persone o centinaia o decine. È una cosa che è successa in un appartamento privato di un vampiro e che comunque ha lasciato delle prove abbastanza generiche. Detto te lo dico giusto per. Sì, Ad sì, sì, sì. ogni modo, puoi benissimo organizzarti, magari mandare qualcuno a fare le fotografie più tardi o in un'altra occasione, nessun problema, tanto avete le chiavi. Quello che succede quindi è che vi trovate tutti nell'androne. Vi aggiornate su quello che avete scoperto e poi andate in strada, giusto? Quindi diciamo che in game sarete arrivati a casa di Dante a un quarto alle 11 e starete uscendo adesso che è magari dopo un'ora, quindi circa mezzanotte. Ok? Quindi vi trovate lungo la strada. Quando siete lungo il viale alberato che passa davanti all'appartamento di Dante, vi state avvicinando alla macchina, vi chiedo per favore,
di farmi un tiro di allerta più fermezza. Allora, partiamo da accidenti, accidentaccio, che casino. Allora, Lorenzo e Brisket hanno ottenuto due successi. Sabina ha ottenuto un critico caotico con la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6 successi. Ok? Eccolo. Eccolo lì, giusto, dritto come un fuso. Allora, Sabina, tu a questo punto sei a fame 2, abbastanza controllabile. Però facciamo un passetto indietro. Mentre vi state avvicinando alla macchina, notate che dietro a uno degli alberi, tutti meno Patrizio notano questa cosa, c'è una figura china, un po', non dico ingobbita, ma sembra più acquattata, un po' come se volesse passare inosservata. Da prima non capite di chi si tratta, ma dopo un po', tutti meno Patrizio, che ha ottenuto zero successi, magari è ancora un po', come si dice, impegnato a pensare come incastrare i Tremer, notano che si tratta di un ragazzino. È un ragazzino alto, magro, con capelli scuri e scompigliati, e indossa dei pantaloni scuri, una tuta e una felpa. Il suo viso è illuminato dalla luce fredda di uno smartphone. Tu, Brisket, ti riconosci all'istante questo ragazzino. È Carlo Alberto. È il tuo figlio. Sabina, tu che hai ottenuto un critico caotico, quando vedi questo ragazzino, istintivamente la rabbia per il fatto di essere stata seguita, spiata da qualcuno mentre investighi sull'assenza del tuo infante, sulla sparizione del tuo infante, ti assale. La prima cosa che succede è che la bestia sale prepotente e la tua fame aumenta di un punto. Quello che poi succede è che la tua reazione viscerale è di correre verso il ragazzino, oh no, e cercare di fermarlo e atterrarlo. Ma qui, signori miei, chiudiamo la sessione. Beh, ragazzi, direi che ci sta come il cacio sui maccheroni. Beh, che via. Oh no. Molto bene, finalmente conosciamo Carlo Alberto, potrebbe essere l'ultima volta. Brisket, non vedevo l'ora, guarda. Attenzione, esatto, non vedevo l'ora di rivederlo in un posto di merda circondato da chissà se assomiglierà al padre. Ma voi l'abbiamo già incontrato, sì. E l'hai incontrato tu con Virgilio. Sì, Patrizio e Sabina erano a pochi metri in realtà. Anche sì, ma sei solo tu che l'avevi conosciuto. Non l'abbiamo visto. È vero, voi non l'avevate visto. Quindi questo è sempre in mezzo alle balle sto coso. Ma ti faccio poi notare... lui non l'aveva visto te. No, ti faccio notare... sì, sì, l'aveva visto ma non l'aveva riconosciuto. Ti faccio notare che... stava usando uno smartphone. Già. Già. Quindi dobbiamo ucciderlo e sottrarglielo per poter fare le foto disturbate. Esatto. Così assomiglierà di più al papà, entrambi morti. Ma come siamo amichevoli in coterie. Guarda, Sabina gli sta andando addosso. Io non l'ho neanche visto. Tu proprio stai tipo girando per la... Io me lo vedo che se facciamo le foto dei Tremer sicuramente sono... Sta calcolando chissà cosa. Esatto. L'ululato di Sabina che comincia... Sarò un pulmino di velluto. Non se ne accorgerà nemmeno. Cosa succederà quando Carlo Alberto chiamerà il papà per una mano? Quale telefono suonerà? Sono tutti silenziosi, Lorenzo. Eh sì.
Oh molto no. Bene. Beh, situazione molto croccantina. Molto, molto spicy, piccante, direi. Comunque, ragazzi, è anche giunto il momento di usare un po' di politica, anche perché se anche uno non è detto che sia del tutto colpevole, perché non ci sono troppe prove, convincere qualcuno che queste prove siano sufficienti potrebbe essere anche una buona idea. Sì, sì, assolutamente, cioè nel senso, se hai una buona arringa, certo, assolutamente. Sta di fatto che per il momento le tue prove sono abbastanza così, un po' date lì. Ok, ok. E devo dire che è stata una sessione incasinatissima, nel senso che tu hai finito Dante. Eh sì, che fine ha fatto Dante? Siamo partiti Dante con... San Diego. Dante San Diego, esatto. Io ho un'idea. Con tre idee, le abbiamo abbandonate tutte, siamo andati in mille altre direzioni, sono aperte un sacco di porte. Eh sì. Questi sono... Molti di questi sono eventi, come si dice, reazioni a vostre scelte in game. Quindi... It's gonna hit the fan. Eh sì. Quindi eravamo partiti con Miriam, con la maschera e basta, mi pare. Mm-hmm. Dimentico qualcosa. Siamo andati a finire su Dante. Ah, e la Tremere. Eh sì. Sono queste cose, Miriam, la Tremere. E la maschera, e siamo andati Dante a caso, completamente. Basta. Abbiamo aggiunto la quarta cosa, che è il povero Dante. Abbiamo aggiunto delle fatine e abbiamo aggiunto un figlio che non dovrebbe essere lì. Sì, esatto. Come tutti i figli. Come tutti i figli. Che non dovrebbe essere, punto. Tipo. Ok. E non solo un figlio che non dovrebbe essere lì, anche una Sabina in frenesia che lo punta. Ma al momento non è ancora in frenesia, okay, è semplicemente offesa, la bestia è semplicemente offesa che ci sia qualcuno che la sta spiando mentre lei sta ricercando il suo infante. Quindi effettivamente lo sta caricando, ma non hai ben capito per cosa. Magari poi lo accarezzo, cioè... Sì, esatto. Ciao, no, bambino! Dai, solo un abbraccio. Esatto. Come quei, come quei meme dei gatti. Come quei meme dei gatti con gli artigli fuori che accarezzano. Che fa così e poi... Esatto. Belle. Bene. Le carezze con velocità e potenza attive. Bellissime. Male. Vabbò. Regà, allora... Va bene. Allora, che dire? Niente, ringraziamo tutti. Siamo in chiusura. Allora, buona seppia a tutti, ragazzi. E ci sentiamo presto. Buona seppia, ciao! Ciao! Buonanotte.